Buonasera a tutti, Peppe Rudine qui con voi, questa sera in compagnia di Salvatore da Rosso Piccante per la sfida delle alette più piccanti d'Italia. Benissimo. Buonasera signor Peppe da Udine. Buonasera. Che cosa sei venuto a fare qua? Sono venuto perché voglio la mia foto su quella bacheca là dietro, essere wow. Più giovane soprattutto. A essere più giovane, bella questa. Sei anche il più piccolino, grande. Il piccolino. Bene, guarda mio caro Peppe da Udine, tu sei un bravissimo ragazzo, un bel ragazzo, ho scoperto che anche la tale è mia figlia. Io ti consiglio vivamente di non fare quella roba lì, perché quella è pericolosa, caro Peppe. Sì, io sono fuori di testa, però mi piacciono questi tipi di sfide, mi piace giocare col fuoco e quindi vediamo. Sì, ma qui il fuoco ti brucia però. Tu lo sai che qui ti può bruciare. Peppe, chi te l'ha fatto fare? Soprattutto i 521 chilometri che hai fatto. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Tre, due, uno, via! Hai un sacco di commenti, eh? Sento il piccante sulle labbra. Che serve, no? Buono, buone, bello sicuro. Buonissimo. Ok. Morbide. Quindi sono stata una brava cuoca. Non parlare, dobbiamo mangiare. Sfida di piccantezza e di resistenza. Domanda di rito, a livello di piccantezza, come le sembra? Per ora sopportabile, gestibile, si fa sentire sulle labbra, non in gola. Ricordo che ci sono salsa di Carolina Reaper, di habanero cioccolate, più peperoncini secchi. Penso che sia il momento più difficile questo, la piccantezza è bella alta e è anche abbastanza difficile superare il muro della sazietà. Vedete che la piccantezza è estrema? Sì, per chi non è abituato sicuramente, io ho preciso che mangio piccante ogni giorno, mattina, pomeriggio e cena. Ragazzi, senza un mese per l'arduo. E Giancarlo deve dire una cosa, a parte che è un ragazzo umile, ma deve avere tanto piacere. Per ragazzo, lo mangio davvero piccante, quindi sono contento che sta andando benissimo. Qua ci vorrà un cucchiaio, mi sa. Sì, sì. L'ultima parte è anche bollente, quindi... Vedete, un vulcano, il mare piccante. L'unica parte il mare piccante. Le hai tolte tutte le assicine? Più o meno, ma ce n'è ancora qualcuna nascosta. Stai attento. Sai che sei stato bravissimo. Bella prova. Bella tosta, eh? Lo apri a tutti di farla? Lo consiglio a tutti. Tutti folli come me. Avremo la coda qui. E avremo anche tante persone che piangeranno. Mancano ancora 5 minuti di tempo all'uovo. All'uovo. E non solo devo fare una cosa dritto con un uovo pulito, lo faccio con tutti. Guarda qua. Chiedo scusa, certamente, come dici, non io non mi sento, portate il cuoco, non sono sbagliate, mancano 3 minuti. Signori, mancano 3 minuti. È la terza persona al mondo che ha mangiato una cosa in 18 minuti. Bravo! Bravo! Ha vinto la sfida! Allora... Caro Giancarlo, caro Arturo, adesso mi dispiace
a sto ragazzo qui, con tutto il rispetto vostro, è giusto che lo metto sopra, ragazzi, solo per una cosa sola. Perché, che cazzo, voi ormai siete, cioè, questo qui è più ragazzo, Arturo, Arturo, oh Giancarlo, anche tu, cazzo, dai, sei giovane, mettiamo lui sopra e poi puoi ascendere così, dai. Sono contento, adesso ho trovato il terzo, vi fate la bella partita in tre. È vero. Aspettiamo, aspetto che trovo un altro. Esatto, così la fate in quattro. Mandatemi un altro, così vi fate un bello scopone scientifico. tu che ne dici, Gian? Sei convinto, ti piace quello che ho detto? Certo. Ecco, vogliamo altri oltre noi tre. Certo. Giussi, riprendi un attimo. Da questa parte qui ci sarà, adesso farò fare una qui, metteremo una bacheca. Allora, la bacheca della vergogna. Della vergogna, della vergogna, con, sia chiaro, con Peppe Udine, Peppe Uder. Allora, da stasera, rosso piccante, insieme, per essere corretto, verso tutti, ci saranno, non si farà più questa soltanto la bacheca di chi vince, ma anche ci sarà anche la bacheca dei perdenti, della vergogna. Con questo dico solo questo: io ringrazio e sono onorato di avere avuto soprattutto un bravo ragazzo, persona umile, bravo, bello e tutto qui, e posso dire che sono contento che ha vinto, e dirò: questo mangia davvero piccante. Ricordatevi sto volto qui, perché sto ragazzo qui fa la strada. Ok. Bravo, Peppe Udine. Ciao.